video di oggi recensisco per voi la linea per bambini Loopy Loo, la nuova linea di Lidl che ha sostituito la vecchia C&M Baby. Non è necessario spendere una fortuna per avere degli ottimi prodotti, quindi vediamo perché. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Gaia, per chi ancora non mi conosce, questo senza trucco mondo di cosmetici naturali, ma non soltanto. Ultimamente ci occupiamo anche di recensioni, ormai dall'ultimo anno, perché come sapete anche a me ultimamente con il lavoro interessa parecchio e acquistare prodotti finiti, quindi già fatti da altri, non soltanto autoprodurmi cosmetici e prodotti vari, perché insomma non c'è tempo, ma ci tengo sempre tantissimo ad acquistare prodotti buoni per me, ma in primo luogo anche per l'ambiente, che alla fine è il posto in cui vivo. Di pianeta Terra ce n'è uno solo, come ben sappiamo. Quindi è bene comprare qualcosa che sia molto ecocompatibile, ecco, mi piace tanto, e specialmente le linee per bambini come quella che andiamo a recensire oggi secondo me sono importantissime, sia perché logicamente lo siamo sui neonati, sui bambini piccoli, quindi dobbiamo trattarli benissimo, ma non necessariamente spendendo una barca di soldi, cioè ci sono cose che costano poco, tipo queste che sono buone ed è giusto che voi lo sappiate, quindi eventualmente vi invito a condividere questo video con le altre mamme che conoscete e papà, perché è molto molto importante, e poi anche quindi per l'ambiente, che è il posto che lasciamo come testimone ai nostri bambini, quindi se possiamo fare due cose in una e pure risparmiando, perché no? Cioè è per me una cosa importantissima fare passare questo messaggio, una cosa troppo importante, cioè la gente sottovaluta, vabbè, un po' di ombrettino con cattivo inci, un po' di dentifricio, un po' di sapone, moltiplicatelo per i miliardi di persone del mondo, stiamo andando a catafascio. È vero, sono delle piccole azioni quotidiane che possiamo fare, però perché no? Cioè, se avessi la possibilità di comprarmi un'auto elettrica lo farei, e ora sto cambiando tutti gli spazzolini, solo quelli in bambù, insomma vi farò un video, è troppo importante per me. Comunque, venendo al video di oggi, mi è presa questa digressione ambientale, perdonatemi, vi recensisco la nuova linea bambini di Lidl, la linea Loopy Loo, questa qui, che ha sostituito sostanzialmente la vecchia linea di C&M Baby. Che io adoravo, che vi ho recensito proprio in questo periodo, se non sbaglio l'anno scorso, e mi era piaciuta tantissimo, perché a parte le confezioni carine con gli animali che hanno ripreso anche in questa nuova linea, c'era proprio una fragranza che secondo me, cioè, è la cosa più importante anche in un cosmetico per bambini, e che l'hanno cambiata, quella era buonissima, questa ora vedremo che purtroppo non ci siamo, ed era tipo di crostata alle albicocche. Comunque si tratta di una linea molto molto economica che comprende sia cosmetici sia alimenti. Io ne ho comprato uno perché, come sapete, io adoro il cibo per i bambini, gli alimenti per i bambini, poi certo li arricchisco con cose che i bambini non dovrebbero mangiare, però di base mi piacciono un sacco, sono già pronti, io sono un po', e in siciliano si dice lagnusa, vuol dire che mi scoccia fare tutto, quindi quando ho fame e non voglio cucinare scaldo due barattolini di questo e dico vabbè, ho il pranzo, no, il pranzo completo no, però un pasto, e ora lo andremo ad assaggiare insieme, vi faccio sapere che cosa ne penso. Quindi in questa nuova linea Loopy Loo penso che abbiano definitivamente mandato in pensione la vecchia linea C&M Baby, e non so se il produttore sia diverso, perché nei contenitori di cosmetici, non come quelli negli alimenti, non è indicato il produttore, non è obbligatorio, quindi chi lo sa dove li fanno e chi lo sa perché le hanno cambiati, non ne ho assolutamente idea, visto che quelli erano buonissimi, perché... E quindi abbiamo questa linea, vi dico subito che cosa comprende. Che ignorante che sei, l'olio di cocco è peggio. In quale video? Allora, sono degli articoli che si aggirano per quanto riguarda, diciamo, la linea cosmetica sui 2 euro, 1,50 euro, 1,99 euro, siamo lì. Sono molto pochi perché abbiamo soltanto Baby Bath, che è questo che ho comprato io, Baby Shampoo, e poi c'è la confezione, diciamo, quella unica con quella con il dosatore, diciamo che è per più cose, e poi c'è l'olio per bambini, quindi sono davvero 4 cose e non c'è una cremina, quindi comunque hanno un po' ridotto rispetto alla linea C&M Baby. Non so se ovviamente aggiungeranno altri cosmetici, post-ora c'è solo questo ed è poco, prima c'era anche la pasta, quella è nel barattolo, adesso non c'è più, quindi non lo so, e poi ci sono anche le salviettine. Quindi adesso cominciamo innanzitutto dalla parte
diciamo cosmetica. Quindi il primo prodotto di cui voglio parlare è questo baby bath, quindi il bagnoschiuma per bambini, è in formato da mezzo litro e forse hanno, no, ma era pure mezzo litro l'altro se non sbaglio, forse lo shampoo hanno aumentato il formato, quello prima era 300 ml, e con un PAO di 9 mesi, quando solitamente nei prodotti a base di acqua, quindi shampoo, bagnoschiuma e creme anche, perché dipende che crema c'è, può essere anche una bella quantità d'acqua, la data di scadenza è diciamo più breve, quindi il PAO è inferiore ai 12 e 24 mesi, significa che il sistema conservante probabilmente è inferiore o comunque è molto più leggero, quindi già questo fa capire che è un buon prodotto per bambini e che soprattutto è molto delicato, perché i conservanti si sa che vanno a rendere un prodotto anche potenzialmente più allergico, quindi questi sono proprio fatti apposta, perché leggo l'inci dal cellulare se ce l'ho qua, scusate, deformazione professionale, lo faccio sempre. Allora, innanzitutto la fragranza è la cosa che assolutamente non mi piace, cioè non è brutta, attenzione. Floreale, è leggermente fruttata, ma tipo di detersivo per i piatti, per intenderci. E poi è un colore tipo blu ed è liquido. Cioè, è una cosa proprio che non mi è piaciuta, mentre quello di prima sapeva di crostata alle albicocche, bagnoschiuma Sien, questo qua sembra detersivo per i piatti ed è molto 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 liquido e quindi non mi piace assolutamente. Quindi, allora, adesso andiamo all'inci, che però è buono, è proprio molto molto buono, contiene acqua, il sodium laureth solfato, che è un tensioattivo a inci giallo, quindi ecocompatibile, però non ci mette tantissimo tempo a disperdersi come i tensioattivi a inci rosso. Poi c'è sale, l'acocamidopropilbetaina, che è un tensioattivo a inci verde, che serve a mitigare l'aggressività di quello precedente. Poi abbiamo l'acido citrico, cocoglucoside, che è un altro tensioattivo a inci verde, anche il glicerin oleato. E poi abbiamo conservanti, profumo e il colorante, che è questa sigla C42090. Quindi è pulito, semplice, un ottimo bagnoschiuma, lo potete utilizzare logicamente anche voi. Non so che pH abbia, non ne ho idea, però io l'ho utilizzato, mi sono trovata benissimo. Comunque costa molto poco, se non sbaglio 1,69 euro per mezzo litro, ve lo dico subito, esatto 1,69 euro per mezzo litro, quindi è davvero un ottimo prodotto tra i bagnoschiuma con buoninci che vi ho trovato. Andando poi allo shampoo, e anche questo è un formato da mezzo litro, anche questo ha un PAO di 9 mesi dall'apertura. La fragranza è la stessa, che non mi fa impazzire, io per i bambini ci vedo qualcosa di ancora più dolce, qualcosa di più talcato, invece questa è un po' pacca come profumazione, non lo so, forse ci hanno voluto risparmiare cambiando la linea, anche le confezioni quelle erano più carine, però diciamo niente di male. E anche questo inci è buono, tranne per un ingrediente che però io ho sempre utilizzato all'interno dei miei cosmetici fatti in casa, quindi lo lascio passare perché lo usavo pure io. Comunque ci ha voglia se è accettabile, cioè più che accettabile quest'inci, e contiene acqua, sodium laureth solfato, quindi lo stesso tensioattivo di prima, cocamidopropilbetaina, tensioattivo anfotero a inci verde, sodium cloride, quindi sale, acido citrico, cocoglucoside e glicerin oleate, che sono questi tensioattivi, un mix sul grassante che io ho spesso utilizzato. E poi abbiamo conservante, profumo, il pantenolo, che è la provitamina B5, che è ottima per i capelli anche dei vostri bambini, Polyquaternium 10, che è un condizionante. Ora, non tutti i Polyquaternium sono siliconi, io non ricordo se il Polyquaternium 10 sia un silicone, dovrei farmi una ricerca, in questo momento non me lo ricordo, ma comunque sia hanno inci rosso, quindi questo è l'unico ingrediente che ha pallino rosso. Poi ci sono altri conservanti e i coloranti, che sono questi con la sigla C e C. La consistenza questa invece è molto pollicina, è molto più densa, vedete? Non so se riuscite, magari zoom, wow, da qua dentro vedo la videocamera al contrario, è molto più denso, quindi questo comunque mi è piaciuto di più, mentre quello è proprio acqua, non mi piace proprio. E questo invece ha un prezzo di 1,99 euro, ho lavato i capelli ieri,
Benissimo, poi ho messo il mio classico balsamo, quello di MD, quello all'olio di jojoba, mi sono trovata benissimo, quindi vedete, pure tagliate i capelli perché non l'avete visto. E poi andando avanti, perché non ho comprato l'altro prodotto che sostanzialmente è un tutto in uno, è quello che costa 1,99 euro, vi dico subito come si chiama, dalla testa diciamo ai piedi. E anche questo comunque ha un buon inci, e peraltro non l'ho preso perché è praticamente identico allo stesso inci dello shampoo, quindi ho detto... Perché? Quindi contiene acqua uguale, sodio clorosolfato, cocamido propilbetaina, quindi questi due tensio attivi, sale, acido citrico, glucoside, glicerillo oleate, conservante, profumo, provitamina B5, policoaternium 10, potassio sorbato. L'unica cosa non ha poi quelle sigle finali, cioè praticamente è lo stesso prodotto, quindi fate voi, vedete magari quale preferite dei due, non ha senso comprarli entrambi, secondo me, quindi anche per saperlo. E poi ha il dosatore, quindi magari se vi conviene la confezione più semplice per voi, se per caso state tenendo con una mano vostro figlio e con l'altra dovete lavarlo, preferite questo invece dell'altro, ma se serve a voi potete anche prendere l'altro. Tra l'altro il costo è uguale, è identico. E poi c'è l'olio per bambini, che è la cosa più semplice del mondo, 300 ml ad un prezzo di sempre 1,99 euro. Ed è semplicissimo olio di semi di girasole. Aspettate che vi leggo l'inci se non ricordo male, cioè potreste anche usare quello biologico del supermercato a questo punto. L'unica cosa è che in più, vedete, c'è innanzitutto Elianthus. Cos'è successo? C'è tipo una croce rossa qua sotto, staranno facendo qualcosa. Questo Elianthus annus. Ma io come devo fare a registrare? Non lo so, cose stranissime, quindi volevo dire Elianthus Anoseed Oil, che è olio di semi di girasole, e tocoferil acetato, che è la vitamina E, quindi è un antiossidante, sostanzialmente evita che questo olio irrancidisca, e profumo è ancora vitamina E, un'altra tipologia di vitamina E, il tocoferolo, quindi è olio semplicissimo, comunque non fa male al vostro bambino, ma è olio di semi di girasole con una puntina di profumo e vitamina E. Ovviamente non l'ho comprato perché comunque io l'olio lo utilizzo solo per il massaggio con la coppetta, e della Sien c'è una linea di olio anticellulite che mi piace di più. Tra parentesi, a brevissimo ci sarà il video sui prodotti anticellulite. Quindi questi sono tutti i prodotti, diciamo, di bellezza. Io ho provato questi due, quindi shampoo e bagnoschiuma, mi sono trovata bene. E poi ci sono anche le salviettine, che comunque sì, sono prodotti beauty, ma non sono prodotti, diciamo, per la cura proprio del corpo, come questi qua nel flacone. E abbiamo soltanto due tipologie di salviettine, che sono quelle sensitive da 20 e quelle da 80, che se non sbaglio hanno pure lo stesso inci, cambia soltanto, diciamo, la grandezza della confezione, quindi quelle da tenere a casa, magari quelle da portare in giro, e hanno un buon inci. Ora qua abbiamo dei nuovi ingredienti di cui ho fatto delle ricerche, e quindi contiene acqua, olio di oliva, credo, comunque olio vegetale. Poi abbiamo il pantenolo, cioè la provitamina B5, il fenossietanolo, che è un conservante che è potenzialmente tossico per l'uomo. Ve ne ho già parlato del fenossietanolo, ma è soltanto se tipo utilizzato nella zona degli occhi, ma dipende anche la quantità, perché comunque sotto una determinata percentuale è stato dimostrato che non è dannoso per l'uomo. Poi c'è la gomma xantana, che serve a formare i gel, che è pure utilizzata, diciamo, negli alimenti. Poi c'è il tetrasodium glutammate diacetate, che è un chelante o sequestrante, cioè una sostanza che evita che nel prodotto si possano formare dei precipitati che possano alterare, diciamo, la stabilità del prodotto stesso. È approvato nei cosmetici naturali, quindi questo, proprio questo qua, è a pallino verde e serve ad impedire che gli ioni metallici presenti nel cosmetico naturalmente, soprattutto in quelli a base di acqua, quindi sono dei metalli che sono presenti nelle acque che servono per fare i cosmetici, così anche in alcune materie prime che vengono utilizzate anche nelle creme. Comunque parliamo solo, soprattutto di cosmetici a base di acqua. Evita appunto che facciano irrancidire il prodotto. Quindi questo sequestrante, questo chelante, si lega al metallo, lo sequestra appunto, ed evita che il prodotto possa irrancidire. Così io non ve ne avevo mai parlato, ma questi sono i chelanti. Però questo è a pallino verde. Poi abbiamo il sodium idroxide, che è l'idrossido di sodio, cioè la soda caustica, sarà qua per regolare il pH, l'octido decanol, che è un estere, però è a pallino verde, poi c'è il gel di aloe vera, poi c'è l'acido, questo deido.
Deidrocetic acid, insomma non lo so leggere bene, che è un conservante, se non sbaglio, sì, che è approvato dai maggiori enti certificatori naturali, quindi pure questo è a pallino verde. E poi c'è il sodium lauriminodipropionate. Ogni volta per leggere questi ingredienti ci vuole una laurea, che è un agente antistatico che previene o comunque inibisce la formazione di elettricità statica, quindi sostanzialmente è un condizionante per la pelle. Non so benissimo nel salviettina che ruolo possa avere, comunque ho fatto una ricerca e questo mi è spuntato. E poi c'è il no, e poi basta, abbiamo finito. Quindi questi sono, diciamo, gli ingredienti, e se non sbaglio sono gli stessi anche di quelle grandi, esatto, quindi sono le stesse salviette in contenitori differenti. Andando adesso agli alimenti, vi dirò quali sono, che cosa contengono e soprattutto, a differenza della linea di Eurospin in cui soltanto vi ho detto che cosa contengono, vi dirò anche dove li producono e per quali stabilimenti, per quali marchi, scusate, questi stabilimenti lavorano, perché ci sono anche marche famose, quindi alcuni sono proprio dupe, quindi è molto importante saperlo e magari approfondiremo di nuovo quelli di Eurospin. Se non sbaglio, super giù sono gli stessi prodotti, alcuni sono proprio identici, quindi è molto importante, così se c'è qualche offerta ne prendete di più, risparmiate, oppure vedete se cambia qualcosa, se il vostro bambino preferisce l'uno o l'altro, o se non avete Lidl ma c'è Eurospin più vicino. Insomma, è molto importante anche questo aspetto. Quindi, cominciando proprio da questa pappa, e adesso vi metterò in sovraimpressione la mia mangiata della pappa. Penso che mi piacerà tantissimo perché è la stessa identica di Eurospin che ho mangiato, l'ho scoperto dopo. E questa appunto è quella con passato di verdure con riso e manzo. Ho scritto tutto qua, questa volta ho fatto bene i compitini da blogger. Cioè, proprio questo è una, diciamo, un'agenda che mi hanno portato da Cordoba. Come vedete, qua c'è proprio la mechita, non so come si dice. Quindi questa qua con verdure, riso e manzo, che tra l'altro mia madre mi ha detto che era una delle mie cose preferite, quindi proprio si vede che ancora me lo ricordo. Contiene riso macinato e cotto, che fa proprio questa pappetta, e carote, e acqua, zucchine, carne di manzo, patate, zucchero, semi di girasole, tutto da agricoltura biologica. E questo è prodotto da Sanval Natur, insomma, questa cosa qua strana, che praticamente è un'azienda, se non sbaglio, tedesca, che ha sede in Germania, sì, infatti, che produce per tantissime altre aziende. Innanzitutto fa lo stesso identico passato di verdure per Eurospin, quindi è proprio lui, è proprio lo stesso. Poi produce anche per la linea piccolino di MD, che andremo pure ad analizzare. E poi produce anche per Sun Baby, che proprio la linea di questo Sanval, è la linea proprio per bambini, e anche per Selex, quindi è proprio specializzata in pappe bio. Quindi questo è un ottimo prodotto e vediamo se avrà lo stesso identico sapore. Ed eccoci qua, l'ho scaldata al microonde, semplicemente l'ho svuotato qua, senza aggiungere acqua, ho aggiunto ora un po' di olio e un po' di sale. Mamma, che fame sono, beh, troppa fame. Le 12:39, quindi comunque tra un poco è ora di pranzo, quindi mescoliamo. Ha un ottimo profumino, ma proprio buonissimo. Sembra un po' diversa da quella di Eurospin. Mi sa che quella di Eurospin era un po' più liquida. Ci avevo fatto pure il video di quando la stavo mangiando a pranzo e non avevo aggiunto niente. Quindi anche se è lo stesso stabilimento, forse questa è un po' diversa. Ora la assaggiamo. Quindi vediamo. Molto più saporita, cioè, o magari era una partita diversa. Si sente di più la carne. Non so se forse avevo preso quella senza carne. Troppo buona, ma troppo buona. Datele ai vostri bambini, secondo me un po' di parmigiano ci sta pure. Ok, questa la comprerò sempre. Troppa fame. Sono felice, si vede, vero? Mi piace mangiare, no? Dovrebbero farla anche per gli adulti, versione mezzo chilo. Buonissima, buonissima, buonissima.
Poi abbiamo gli omogenizzati, ce ne sono di diversi tipi, che sono quello di manzo, poi c'è quello di tacchino, c'è quello di pollo, c'è anche quello diciamo con il pesce. E questi sono tutti prodotti dalla Organic Baby Food della Germania, che produce sempre anche per piccolino MD, per Eurospin, fa sempre anche il passato di verdure, se non sbaglio, per Selex e per Sun Baby. Quindi è sempre la stessa Sun, che è, diciamo sotto altro nome, ma lo stabilimento è sempre lo stesso identico, e questi hanno un prezzo di quelli alla carne di 1,69 euro la coppia. Poi abbiamo gli omogeneizzati di frutta ad un prezzo, se non sbaglio, di 99 centesimi, che invece sono prodotti nello stabilimento di Via De Gasperi Trento, cioè Trento Frutta. Vediamo per chi produce Trento Frutta, che produce anche per Umana, che è proprio la marca per bambini. Ora vi metto il logo, sicuramente l'avete visto, fa proprio gli stessi omogeneizzati di frutta, e anche sempre per Sun Baby, quindi è proprio sempre la stessa ditta. Poi abbiamo, sempre come linea di bambini, la purea di frutta mista biologica, che è questa, è tipo mela, albicocca, banana, che invece è prodotta in Francia. Vediamo dove la fanno. No, questa è l'unica che non ho trovato, mi sa. No, questa no, però insomma sembra buona. Mi ispiravo. Mela, banana, albicocca, c'è anche succo di arancia e un po' di acido ascorbico come antiossidante, quindi buonissima. Poi abbiamo i biscottini biologici per l'infanzia, tipo i Plasmon, però sono bio, che invece sono prodotti in provincia di Udine da Quality Food SPA, ma l'avevo scoperto anche, a parte che questa ve l'avevo trovata nelle altre recensioni. Si produce anche per Cereal, per Cric, e sono gli stessi identici biscotti di Eurospin, quindi li trovate, sono uguali, sono bio, non so quanto costano, ma sono gli stessi con confezione diversa. Produce anche i biscotti per Mio, per Mellin, per Mulino Bianco, per Primia, per Crai, per Sigma, per Colussi e per Sisa. Questo stabilimento produce per un mare di marchi, quindi sostanzialmente anche in questi negozi, se li trovate, sono sempre gli stessi biscotti. E poi abbiamo invece la purea, diciamo la crema multicereali, qua ne abbiamo di meno rispetto ad Eurospin, che invece è prodotta in questo stabilimento in Austria dalla Gittis Naturprodukt, scusate, non so parlare tedesco, che produce anche per Sun Baby, quindi quella linea Sambal in cui vi ho detto prima, per la linea Via Verde Bio Primia, fa sempre il semolino, fa anche il semolino per la linea Piccolino di MD. E attenzione, perché lavora anche per Aptamil Junior e anche per Milupa, che sono marchi storici famosissimi di prodotti per bambini. Quindi questa era tutta la linea per bambini di Lido, tutta la linea Lupilu. Spero di avervi dato una recensione completa, spero che possa esservi stato utile, quindi andatela a provare, soprattutto vedete se ai bambini vostri piace, ma se siete adulti non disdegnate queste cose che fanno bene, hanno poco sale, non hanno grasso. Sono dietetiche, contengono poco colesterolo, ma logicamente per saziarvi ve ne servirà una quindalata. Quindi questo è quanto. Se vi serve una recensione di un'altra linea, fatemelo sapere, comunque ce ne saranno altre. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!